Stai progettando qualche altro viaggio oppure? Viaggi veri e propri? No. Ad aprile devo andare a Mosca assieme a una ragazza di Milano che sta studiando televisione e cose del genere, perché lei appunto viene da lì, lavorava per la televisione di Mosca e mi ha proposto di andare là per raccontare la mia storia. Okay. Ci ho messo un po' per capire bene quale fosse il suo progetto. Sostanzialmente, se non ho capito male, lei vorrebbe portarmi là perché io possa raccontare la mia storia e dar fiducia e speranza a quelle persone che incontreremo. Soprattutto andremo a incontrare un'associazione di disabili a Mosca e poi in teoria dovrebbe anche esserci la televisione russa che viene lì a farmi un'intervista, non lo so. Questo appunto per portare un messaggio molto di speranza, anche per chi magari può avere più difficoltà. In Italia, per quanto i disabili si possano lamentare, c'è un certo tipo di aiuto. Fuori dai paesi cosiddetti ricchi questo aiuto non è che è insufficiente, come sostengono gli italiani. In questo caso è inesistente. Io immagino, non lo so per certo, però immagino che in Russia gli aiuti quasi non ci siano. In Africa lo so per certo, in Asia lo so per certo non ci sono aiuti. Quelle realtà che possono essere il Giappone piuttosto che Hong Kong, i posti ricchi. Ma se tu vai in Iran, se tu vai in Nepal, se tu vai in India, pensi che ci sia la pensione, l'accompagnatoria, pensi che ci siano l'IVA agevolata per l'acquisto di ausili, pensi che ci sia, non c'è un cazzo. E noi dall'alto delle nostre pensioni e dalle nostre convenzioni continuiamo a puntare il dito al governo che non ci aiuta. Io ogni tanto provo a dire alle persone: andate a fare un giro in Africa, andate a fare un giro in Sud America e guardate gli altri come sono messi. Noi dovremmo reputarci fortunati, perché io questo viaggio me lo sono permesso grazie alla pensione che ricevo, che è poca, ma comunque viaggiando low cost, cercando di adattarmi a più possibile a qualsiasi cosa che trovassi, sono riuscito a farlo. Se tu dai 1000, la gente usa 1000 e dice che non sono abbastanza. Se tu dai 3000, la gente usa i 3000 e dice che non è abbastanza. Se tu dai 10.000, esatto, la gente continua a usarli tutti e continua a dire che non è mai abbastanza. Siamo degli affamati senza fondo, veramente.